Brescia-Verona è il derby, basterebbe la parola, ma ci gioca lo scudetto oggi. Brescia a meno 4 dalle Scaligere, che cercherà di accorciare il disavanzo dalla vetta per riconfermarsi il tricolore. Verona che oggi vuole mettere al sicuro lo scudetto. Buon pomeriggio a tutti, amici di RTB, da Luca Bertelli. Ricordando che Daniele Sabatino quest'anno ha avuto anche un infortunio alla mandibola che l'ha tenuta fuori circa 40 giorni. Ed è a 17, al Borghetti, fuori ancora da Girelli, può metterla morbida, buon interversone, non ci arriva nessuno, Tarenzi poi pure a Verona, ma ha subito poi il contropiede, grande apertura di Rosucci, millimetrica per Girelli, subito in profondità per Sabatino, possiamo andare, Sabatino è in area di rigore dalla destra, c'è dentro Tarenzi, la palla in mezzo, rimessa laterale per noi, se ne andrà a incaricare forse Stefania Tarenzi, si può. È stata la giocatrice più pericolosa del Verona nella gara andata, oggi praticamente fa il difensore. Girelli fuori ancora da Tarenzi, buono il dribbling di Stefania, mette in mezzo un buon traversone per Rosucci di testa alta. Tarenzi che tra l'altro contro il San Zaccaria, partita dalla panchina. Nasuti, 30 metri, Nasuti può aprire il compasso per Daniela, che non ci arriva di testa, davvero di un soffio. Palla che si innalza, poi ancora Tarenzi, la protegge. C'è Rosucci, vicino a lei, Rosucci, bel scavetto per Cernoia, un cross un po' alla cieca, Ostrom non bene, la palla resta lì giocabile, corner ancora per Cernoia, Rosucci va a attaccare il primo palo, va a disturbare Ostrom, Ostrom non esce il colpo di testa fuori di Carson, si può, andrà lei con il mancino, pericolo Marchitelli, bene di pugni, bravo Gabbiadini. Si avventa ancora sul pallone Gabbiadini, la sfida al Borghetti, traversone insidioso in mezzo, Dada prolunga, la palla resta lì, Bonetti! Go. Ha segnato Bonetti con un destro sporco, la palla si è infilata alla destra di Marchitelli. Cernoia solitamente cerca la battuta sul palo della barriera, a giro, vediamo, Ostrom tutta spostata verso destra, Cernoia proprio lì Ostrom! Che bene o male la squadra ha costruito, è arrivata molto bene sulla tre quarti, adesso non conosco la Bonasea. Aia Gabbiadini, attenzione 2 contro 2, Gabbiadini contro Dada, Gabbiadini limite, Gabbiadini allarga ancora per Bonetti, Bonetti sterza centralmente, Bonetti fuori. Dando maggiore libertà comunque al set. A terra Girelli, si gioca però Rosucci, un dribbling, ancora Martina, fa tutto da sé, Martina entra in area, percussione di Rosucci, gol dentro la rete! Tarenzi, Tarenzi, Tarenzi 1-1 sul grande assist di Martina Rosucci che ha tagliato in due la difesa del Verona, la grinta, la carica di Stefania Tarenzi, 1-1 Girelli, purtroppo si è fatta male, forse servirà il cambio, 1-1 Tarenzi, 1-1 Aldo. 3 minuti e 56 del secondo tempo, Brescia 1, Verona 1. Anche Girelli fischia, mi sembra un fischio da trappattoni, quello di Cristiana che dimostra di saperci fare. Tarenzi vince un rimpallo al Borghetti, detto per Daniela, Sabatino 1 contro 3, Sabatino defilata, Sabatino rientra sul sinistro, Sabatino! Il muro della difesa del Verona sull'incursione di Daniela. Cristiana Girelli è salita molto bene nella ripresa, ad esempio Girelli è intinare dalla destra, voglio il gol dell'ex, voglio il gol dell'ex, arriva invece la parata, ancora Girelli. Boattin, Girelli chiama il movimento, tiene palla in profondità, l'anticipo però secco di Cricio, Girelli ci crede, tiene palla in campo, Girelli, entra in area Cristiana, la palla fuori per Tarenzi, Tarenzi, zona tiro, Boattin, il muro, ancora la palla resta lì, Tarenzi, Tarenzi, gol! Gol! Tarenzi, col tacco forse! Tarenzi 2-1, esplode il club azzurri. Al Borghetti per Tarenzi, ancora lei, sembra Ibra oggi Tarenzi, meravigliosa, a parte i capelli onestamente. Tarenzi dietro da Linari che mette in mezzo un coso un po' alla cieca, c'era Daniela, c'è anche Cernoia, giocatrice del Verona Terra, Cernoia fuori. Calcio d'angolo. È pronta Cernoia, ancora stavolta da sinistra, andrà ancora col mancino, traiettoria diversa, è bella tesa di testa, gol! Girelli, 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 che gol! Girelli, super gol!
di Cristiano Girelli e tutti sotto la curva. Girelli la dedica anche per la curva, 3-1. Grande anticipo poi di una bottiglia, entrata benissimo Sabatino tiene palla, ne ha conto 3, la tiene da far suo, fa salire la squadra, giocatrice commovente Daniela Sabatino, ancora Pollinari, scavetto detto per Sabatino, voglio i gol di Daniela, il sovero giù, rigore, espulsione di Criscio, espulsa, andiamo per la goleada ragazzi, espulsa di Criscio, Sabatino l'ha portata al bar. Sombrero di Sabatino come nei migliori bar di Caracas. Girelli contro Ostrom, si conoscono. Girelli, go di potenza con una stecca di destro nell'angolo a sinistra di Ostrom. Non ce n'è più, non ci prendono più, come disse Pertini nell'82. Noi più umilmente festeggiamo un 4-1 che però vale oro. Il Brescia c'è, il Brescia è rinato, in 20 minuti 4 gol, il Verona è tramortito. Girelli, è andata a Tarenzi, c'è anche Daniela che prova in fuorigioco, gran palla filtrante per la Borghetti, c'è in mezzo Daniela, dagliela, Borghetti ha. Carlson perde il contrasto aereo con Panico, sulla palla poi si avventa Gabbiadini, carissimi, sale Ledri. Boattin, alta diagonale vincente di una Boattin, splendida, andiamo in contropiede, Cernoia 2 contro 4, Cernoia aspetta il momento giusto per la giocata, Cernoia alta, mette in moto poi al Borghetti, Girelli chiama ancora la profondità, Girelli indemoniata, è partita Sabatino, la vede con i tempi giusti, Cernoia, posizione regolare, vai Daniela contro Ostrom, para Ostrom, Panico ha giocato molto lontana dalla porta in realtà, occhio però questo dai vai, proprio Panico vuole farci gol e ce lo fa, 4-2, conta solo per gli Albanacchi, comunque Panico quando ha una palla buona dal limite purtroppo è un attaccante vero e non sbaglia, 33 dice Panico quest'anno, prendila, è finita e andiamo a prenderci questo derby e questi 3 punti, Brescia batte Verona 4-2, la rete iniziale di Bonetti aveva illuso la capolista, poi la remontata e il ribaltone con le doppiette di Tarenzi e di Girelli. Infine poi il 2-4 di Panico. Il Brescia vince 4-2, va a meno 1 dal Verona. Il campionato è riaperto e il derby finalmente torna a noi. Ringrazio Aldo Macarrelli e Nicola Iacchelli per il contributo. Un saluto a tutti, ci vediamo a 5 giornate dalla fine. Parte la lunga volata, noi ci siamo e ci saremo, a presto, grazie, ciao.